ci iniziamo a divertire un po' su questi strumenti da poco arrivati, anche per noi sono una scoperta ogni giorno sentirli smanettare un po' sulle viti, sui tiranti, sui supporti. Devo dire che siamo tutti quanti molto molto impressionati veramente dalla qualità di queste batterie, logicamente all'interno della loro fascia di prodotto. Oggi vediamo il set jazz della Fluence, della serie Fluence della Oderin, che distribuiamo sia con cassa da 18 che con cassa da 20 in varie finiture. La batteria si compone di appunto una cassa 18-20, poi tom 10, timpano 14 e rullante. Tutti questi strumenti sono tutti questi fusti che compongono gli strumenti sono retti appunto, i tom sono retti da questo sistema di sospensione molto interessante che lascia vibrare il fusto, come già abbiamo visto in altri con altri marchi, ma probabilmente su fasce di prezzo ben più alte. Il sistema è molto interessante, permette al fusto di vibrare. Abbiamo accordando prima lo strumento, girando un po' con il tendi tiranti, verificato la morbidezza. Molto spesso sulle fasce di prodotto inferiori ai 1000 euro si sente sempre un po' di resistenza sui tiranti, invece il tirante va giù e su con una bellezza senza un minimo di resistenza. Le pelli che escono sul set jazz sono delle pelli sabbiate. Logicamente noi abbiamo avuto un ragazzo che l'altro giorno ha preso una di queste batterie, ci ha cambiato le pelli, ha messo delle G1 sabbiate della Evans, il suono è salito alle stelle. Logicamente è logico che in questi tipi di set le pelli non sono una cosa proprio eccelsa, ma sono molto facili da cambiare. Tra l'altro un set di 3 pezzi di pelli sabbiate costa in poco più di 30 euro, ma già queste sono delle discrete pelli sabbiate. È rotondo, senza... interessante, ha una pelle tipo Power Stroke sulla battente ed è una cassa Power. Le meccaniche con cui viene fornita questa batteria sono uno dei punti di forza sicuramente di questo strumento. Il Charleston a catena veloce non ha il ritorno sulla salita del piatto con la botta che spesso hanno questi strumenti. Silenzioso, veloce. Il pedale addirittura è un doppia catena, sta lì, ecco lì, non lo vedevo, un doppia catena con la piastra. Il reggirullante è un reggirullante molto 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 resistente, accurato e a doppia gamba, così come anche le aste piatti che hanno una doppia regolazione per altezza, tutte le memorie, ok? E le chiavi sono molto larghe, questa è una cosa molto comoda. Molto spesso nelle meccaniche delle chiavette piccole infastidiscono, invece queste hanno proprio una comodità nello stringere e nell'allargarle molto molto interessante. I piedi, altra cosa che abbiamo verificato, i piedi di gomma molto larghi anche questi, che permettono una presa veramente molto forte sul nostro tappeto Rockberg. E quindi niente, ci hanno chiesto in tantissimi di fare una prima prova. Logicamente avete sentito me modestamente dare qualche botta allo strumento. Speriamo presto di poter far suonare qualcuno di veramente bravo per farvela sentire. E, logicamente ci sono diverse finiture di queste batterie, ci sono arrivate queste prime anche particolari, ma quelle che poi avremo più diffusamente in maniera particolare sempre saranno questo bellissimo White Marine, che è un colore che ricorda una finitura DV veramente molto bella. La stessa finitura c'è anche in nero, ci sarà con i prossimi arrivi. A questo punto niente, ci vediamo presto. Che cosa mi indichi? Mi fai segni lui. Già uno sta qua a fare il pippo bo della situazione. Vabbè, grazie a tutti e fra poco ci interesseremo della serie Fluence, la 6 pezzi. Grazie. Oh,